All'interno di una cabina passeggeri a bordo nave MSC Sinfonia, marzo 2022, sono rimbarcato dopo una lunga pausa per via della condizione mondiale. Ho ripreso da poco, quindi ho iniziato il 26 marzo 2022. Non vi racconto il processo di imbarco, il rifare tutta la documentazione, i moduli e preparare per l'imbarco. E non vi racconto il giorno dell'imbarco come è stato, poi in parte male, in parte buono. Quindi direttamente oggi ci si imbarca e si va direttamente in quarantena. Chi viene a lavorare entra direttamente in quarantena che dura 5 o 7 giorni. Io sono al quinto giorno e siamo oggi qui a Mykonos. No, oggi è Santorini, ieri era Mykonos. Oggi credo sia il 30 marzo, domani 31 marzo 2022. Quindi non so fino a quando devo stare, 5 o 7 giorni al massimo, sto qui con le mie cose, studio tutto il giorno, faccio le mie cose, scrivo, leggo, scrivo, ascolto cose, portano il cibo e in zona passeggeri, questo è il ponte 9 della MSC Sinfonia, quindi credo tutte le navi della MSC, forse anche Costa Crociere, forse anche le navi di tutto il resto del mondo. E non so se tutti fanno la quarantena, se tutti devono fare la quarantena, chi viene a lavorare sulle navi, sull'MSC sì, chiunque viene a lavorare su MSC da alcuni mesi, forse dall'anno scorso, quando si riprende, si è ripreso il mercato delle crociere, in un certo senso si deve fare questa quarantena. Credo, se non sbaglio, devo informarmi, ma prima penso che facevano anche 14 giorni di quarantena, ma non sono sicuro. Sentivo dire che sì, però non ricordo bene, non ho capito bene. Ma siamo a Santorini e la novità è che, non so se già lo sapete, ma non si esce dalla nave tutta la durata del contratto, quindi se vieni a lavorare a bordo non esci dalla nave tutta la durata del contratto. Altra novità è quindi per, diciamo, accontentare un po' l'equipaggio e farli stare tranquilli. Danno l'internet wifi gratis, a quanto ho capito, anche se io non l'ho ottenuto ancora perché, vabbè, un discorso, poi sono entrato sulla lista passeggeri, non sono sulla lista crew per un ritardo, per un problema il giorno dell'imbarco. Comunque avrò anch'io l'internet gratis, quindi chiunque viene a lavorare su MSC Crociere va in quarantena direttamente 5 o 7 giorni in cabina passeggeri con balcone. E si riceve l'internet gratis già dalla quarantena. Comunque, dopo la quarantena, sicuramente si riceve l'internet gratis tutta la durata a bordo del contratto e non si scende in nessun porto. Non so questo fino a quando sarà così, se tutto il 2022 o se d'estate cambierà la situazione. Spero di sì, non lo so. Questa è la situazione. Ora, non so se le altre compagnie da crociera, le altre flotte, sono allo stesso livello, ma sembra che. E non so se dipende dagli stati, paesi del mondo in cui si va, per esempio il Brasile, Sud America, Centro America, Caraibi, forse in alcuni porti si poteva uscire, anche con MSC, questo non lo so, ma sicuramente con navi americane, ho visto persone sul mio Facebook, amicizie, di navi americane che uscivano nei porti, quindi vuol dire che su altre navi, dipende o dalla regione del mondo, o dallo stato, dalla zona, dall'itinerario o dai governi di alcuni stati o dalle compagnie. Quindi è tutto da vedere e calcolare. Farò vari video, appena uscirò da questa cabina, comincerò a registrare, però non subito, ovviamente piano piano, e pubblicherò così video probabilmente non troppo curati, non professionali. Non so se farò vedere poco o meno o niente la mia faccia. Così, non so, voglio cambiare un po' il formato di questi video, o forse non farò né introduzione né finale, né nessun effetto transitorio nel video, nessun editing, cioè non sistemerò il video in nessun modo. Li registro in maniera cruda e reale e li carico esattamente come stai vedendo questo. Vediamo, man mano creerò qualcosa.